Buongiorno! Good morning! Good morning! Buongiorno, ecco, siamo anche su Instagram in un secondo. Buongiorno amici! Allora, siamo dal giardino di Rotello, we are from our garden in Rotello. Eccoci qua, buongiorno amici di Instagram. Siamo in diretta dal nostro giardino di Rotello. E today the weather is a bit strange, so we decided to be inside. Oggi il tempo fa un pochino i capricci, il meteo, quindi faremo la diretta dall'interno. Buongiorno, donna Buongiorno! Allora, che ci dici, donna Elena? Come sta andando questa quarantena? Questa quarantena comincia a essere un po' così, guardate amici, così! We are asking to Donna Elena how is going her quarantine, and she's showing up. Allora, benissimo, Donna Elena, oggi che cosa ci prepari? I E i fiadoni. fiadoni, benissimo, e dici un pochettino di cosa abbiamo bisogno per In questo cucinare caso insieme. facciamo i fiadoni dolci. Allora, today we prepare fiadoni, it's a traditional recipe from Molise and Abruzzo region. Allora, abbiamo bisogno di ricotta cheese, ricotta, tre uova, three eggs, one, two, three, sugar, zucchero, cannella, cinnamon, eccola qui, extravergine olive oil, donna Giulia, that we will use for our recipe. L'olio extravergine d'oliva e il vino bianco and a drop of white wine. The Benissimo! start. Allora, facciamo il nostro vulcano, lo apriamo nel centrale, ci mettiamo l'uovo, un uovo. Let's create our vulcano with the flour and let's put one egg, entire egg. Poi mettiamo Un po' di vino. tre cucchiai di vino Let's add some bianco. 3 spoons of white wine. Sorry Giulia, open. I open the bottle. Open I open the the bottle of Prego, here you are. olio. 3 cucchiai di olio Three extravergine di oliva. spoons of extra virgin olive oil, Donna Giulia, of course. Perfetto. Posso chiudere? Can I Yes, close? thank you. E un pizzico di sale. A bit of salt. Petito, forse. Ok, e ovviamente Impastiamo. impastiamo, let's mix, obviously. Misceliamo. Let's start to create the dough, as always. Benissimo. Adesso, mentre noi impastiamo, Giulia ci spiega come fa. Intanto prepara il ripieno. Ok, meanwhile I will introduce you how to prepare the cream that we will put inside. So we will need ricotta cheese, eccola, cinnamon, sugar and one entire one egg. Posso iniziare, vero? Yes. Ok, so I put the egg on the ricotta, then I add some sugar. Lo mettiamo tutto lo zucchero? Sì, Sì. la quantità che ci vuole. Ok, un pochettino, tagliuzzo un po' di cannella. In English, cannella? Cinnamon. Oh, cinnamon. Sì. I will add a bit of cinnamon. If you have cinnamon in powder, it's okay. You can also use the cinnamon in powder. Va bene sia in polvere che a pezzettini, giusto? Sì. Ok. E poi mescolo il tutto and I mix it. Aspetta che mi faccio un po' di spazio. Ecco. And I start to mix, to create the cream. Intanto, donna Elena, come hai trascorso questa insolita Pasqua? Donna Elena, how did you spend this very strange Easter time?
Beh, ci siamo rilassati, abbiamo cucinato delle cose che facciamo sempre, abbiamo fatto anche un barbecue, ci siamo aperti anche un ovetto di Pasqua. So we had barbecue, we cooked, of course. Avrei avuto un'idea di mettere un tavolo con tutti i personaggi finti. She wanted to invite all the invisible friends. Per sentirmi in compagnia della gente. To don't feel lonely, to feel the friends are here. Ok, ovviamente abbiamo anche preparato i fiadoni perché sono pasquali, un dolce sì. Di Pasqua. And we prepare fiadoni because it's a typical Easter dessert. Ok. Allora, cari amici, se impastiamo bene, qui ci vuole un po' di forza. Sì, let's press to create the dough, of course. Ciao amici che ci state salutando. Ciao! Smile! Smile! Abbiamo cantato anche una canzone a Pasquetta. Qual è la canzone? È quella canzone che ti ho fatto sentire. Pasqua quarantena! Pasquetta, Pasqua quarantena! We sang a song in the quarantine Easter time. Pasqua quarantena, grazie al nostro amico Robby Santini che ha creato questa canzone. Thanks to Robby Santini, the songwriter. Allora, facciamo la nostra pallina. Ok, let's make the ball. Io qua ho fatto, ho creato questa crema, I created the cream. Poi amici, eccolo qua il nostro amico Matterello. Perché è un po' matto, per questo è Mattarello. Sì. Of course you need our friend Mattarello. A bit crazy, matto in Italian means crazy. And meanwhile you can prepare one egg, but just the yolk, just the orange part. Because we will use it at the end of our procedure. Of our recipe. Perfetto. Ok. Adesso procediamo a schiacciare bene la nostra sfoglietta. Ok, let's press our little dough. Let's take one sì, part sottile. Of the dough and let's make it very smoothy and tiny. Piccolina, giusto? Ma dipende dai vostri gusti, se volete un fiadone così o così. Ok, it depends on your taste, because fiadoni looks like dumplings a bit. So if you want to create a big fiadone, you create a big shape. Poi avrò una sorpresa per voi. You make a small one. Abbiamo preparato anche il ditale. Oh no, sorry, of course. Ditale e rondella, grazie. Where is the ditale? Ditale, where is ditale? Beh, boh. Dove si trova il ditale? Lo vado a prendere. Ah, where is ditale? Qua. Yes, anche la rondella, please. Thank you, my brother! You're welcome! Allora, we prepared this instrument, which is called ditale, and the grandmas, they use it to tail. Per cucire. Yes. E anche una rondellina. And this other tool that we will need to cut the fiadone at the end. E voilà! Benissimo! Abbiamo preparato la nostra sfoglietta. Mm-hmm. Più possibilmente molto sottile. La rotella ci serve per decorare il taglio. Ok. We will use this tool to decorate the border of our fiadone. Perfetto. Ed ecco qua il ditale. Facciamo un buco. Uh-huh. And we have to create a little hole with ditale at the top of our dough because it has to breathe. Al lato opposto al buco ci mettiamo la pasta che Giulia ha preparato con la ricotta. So in the opposite side of our dough we put the cream with the ricotta cheese and poi we close it. Chiudiamo. Mm-hmm. Un attimo. We close it. Passiamo un po' energicamente la rotella e we cut it. E ecco qua il fiadone. Eccolo qui. Il buco serve perché durante la cottura
sfiata, non si gonfia. Poi lo mettiamo nel forno a 150 gradi circa per 15 minuti. Benissimo, so then we put the fiadoni in the oven of 150 degrees of temperature for 15 minutes and they are ready. As I said before, the hole, we need to create a hole here. Però prima di infornarlo dobbiamo, Giulia, spennellarlo con il rosso d'uovo. Adesso diciamo tutto. We need to create the hole because it has to breathe in the oven. So we put the, all the fiadoni here in a pot, in a pan. Ok, intanto donna Elena ce ne prepari un altro. And then we use the yolk of the egg that we have prepared before to cover a bit the fiadone and give it a brown color. Quindi mettiamo il giallo, il torlo dell'uovo sul fiadone per dargli anche quella cromatura marroncina, abbronzata. Ok. E poi sono pronti praticamente per essere messi in forno a 180 gradi per 15 minuti circa. Si cuociono insomma in maniera rapida. Perfetto, ne facciamo un altro. Ne facciamo un altro, il ditale, ok, mettiamo il ripieno. Il fiadone è ditale, se non avete un ditale, you can use a fork, potete usare una forchetta e fare un buchino nella pasta. You can use a fork and create a little hole in the dough, ok? Bello, questo è molto più piccolo. Look, it seems like a little dumpling. Ah, e i fiadoni possono essere anche salati, giusto? Sì, lo stesso procedimento, ragazzi. Però invece di mettere la ricotta mettiamo il pecorino. Oppure nella ricotta mettiamo sempre uovo, non cannella, ma sale e un pochino di prezzemolo tritato. Ok, so if you want to make the salty version, you can, because fiadoni are sweet. Or salty, and instead of ricotta cheese, you can use pecorino cheese, and you don't use sugar, of course. And then you create your fiadone with the salty taste. Ragazzi, provateli, sono good. Noi li abbiamo già provati ieri. Sì. Infatti, la versione finale, we have already tried yesterday. Eccoli qua, ragazzi. And the final version is Però, here. Giulia. Prendi quel mignon. Sì. Ne ho fatto uno per vedere le svariate forme. Ok. She made a very small fiadone. Here you are. Lo posso mangiare? Sì. Ok. Buono. Wow. Buonissimo. Grazie mille, donna Elena. Grazie a voi tutti. Bye. Mwah. Thank you so much. We are really happy, of course, to share with you your experiments. If you try to do at home these recipes, please send us a video or a photo of you while cooking. And we wish you a really good day, hoping that this video will be over soon. And we hug you very strong. Ciao a tutti, grazie mille e ovviamente aspettiamo i vostri video, i vostri commenti o le vostre foto se proverete a fare i fiadoni a casa. È una ricetta prettamente di questo periodo, quindi per noi è importante ricordare anche la tradizione di questi dolci. Grazie mille, speriamo che questo periodo passi veramente in fretta e che potremo riabbracciarci tutti presto. Ciao, buona giornata!